Qualche anno fa mi hanno trovato un tumore in testa, ma fortunatamente era benigno ed è bastata un'operazione per tirarlo via subito. Al mio amico Leonardo è andata peggio e allora ho deciso di passare un po' di tempo con lui. 2 anni. Quello che vedrete vi farà stare meglio, che siate malati oppure no. Il Leo nasce 42 anni fa, proprio come me, ed è sempre stato sportivo, non proprio come me. Gli piaceva organizzare eventi e stare in compagnia. Faceva l'agente di commercio per questa azienda e vendeva prodotti per la polizia, ironia della sorte, anche agli ospedali. Era felicemente fidanzato, insomma, tutto filava liscio, fino a che inizia a sentirsi stanco e sfinito. Allora, io l'ho scoperto intorno a luglio 2012, sentivo che c'era qualcosa che non carburava e poi è emerso appunto che avevo le metastasi. Hanno visto che il mio cancro, inoperabile, incurabile, ha subito una doppia mutazione genetica che rende praticamente questo cancro ancora più feroce. Mi avevano dato 4 mesi di vita. E valla a spiegare al papà e alla mamma una cosa del genere. Eravamo sotto in garage e lui è venuto fuori con queste parole chiedendoci scusa perché c'aveva un tumore. Mi dispiace per voi. Ecco. Purtroppo c'è qualcosa di non bello. Ecco, queste sono le parole che ha detto Leonardo. Allora da lì a me mi è crollato non il mondo ma tutto. E quando nell'agosto 2012 sono andata a trovarlo all'ospedale, ma il letto era vuoto, mi ha preso un colpo. Salve, Leonardo Cenci, ragazzo che stava alla camera 9. No, passeggio, starà in giro. Ah, vabbè, questo è già positivo. Con mio grande sollievo, il Leo non era già all'altro mondo, bensì già in piedi, all'altro corridoio. Cioè, io che ero venuto a trovarti in camera e tu stai in giro. Sono le partite del Perugia, no? Grandissimo. Eccolo qua, il mio amico Leonardo 2 anni fa. Con davanti solo 4 mesi di vita a causa di un tumore incurabile ai polmoni ed al cervello. Io ho pensato bene, perfetto, ce l'ho, benissimo, lo vivo come se dovesse affrontare una dura battaglia, ma non gliel'ho certo vinta. Anche se la medicina ufficialmente non gli aveva dato nessuna speranza, Leonardo ha iniziato tutte le cure necessarie e possibili e durante il primo ciclo di chemioterapia è diventato così. Non mi sono mai fatto prendere dalla rabbia, non ho mai pianto se non quando non riuscivo a mangiare perché le metastasi si erano talmente ingrandite che non riuscivo a portare il cucchiaio della minestra dal piatto alla bocca e lì mi facevo imboccare dalla mia ex compagna. Le uniche volte che ho pianto è solo per quello lì, perché mi dispiaceva fargli vivere questa mia, che per me era un'opportunità, però per lei era una tragedia. Hai detto ex compagna perché tu e la Gaia vi siete lasciati. Perché per il suo troppo amore che lei mi offriva, mi faceva trovare tutto quanto pronto e io ho detto: Gaia, se tu mi vuoi salvare la vita, ti prego vattene. E lei si è allontanata, lasciando Leonardo con la sua famiglia, ma anche lì. A mia mamma, mio papà e mio fratello gliel'ho detto 3 volte che avrei voluto essere lasciato solo. Immagina il dolore che hanno vissuto. Aveva 3 o 4 mesi di vita. Quando l'accompagnavo a fare la terapia, che sto Cristo non è che era capace a camminare, ma barcollava, io mi sentivo morire per lui. Hanno sofferto il dolore rispettando la mia scelta. Però io quando sto con lui mi dimentico che sta male. E devo dire adesso che sono passati 2 anni, che se magari non mi avessero ascoltato, io probabilmente adesso sarei già morto. Perché mi facevano sentire ancora più malato di quello che io ero. E invece no, con il cancro, avanti tutta, non ho mai mollato e non ho mai pensato un attimo di dargli la vinta. Lui ci fa stare tranquilli, ma davvero. Cioè, io adesso sto molto meglio che quando non c'avevo il cancro. E sembra una follia, ma in realtà è proprio questa la cosa straordinaria. Ognuno di noi ha un farmaco naturale che è di una potenza che supera tutti i farmaci possibili e immaginabili delle case farmaceutiche, che è la nostra testa. E noi decidiamo come vivere quello che ci resta da vivere, quanto vivere. Non lo decidiamo noi. Noi possiamo decidere il come vivere. Ed ecco come ha deciso di vivere gli ultimi 4 mesi che gli restavano. Innanzitutto ha seguito le prescrizioni degli oncologi, con controlli continui, come le assordanti risonanze magnetiche. Leo, Leo!
i cicli di chemioterapia, c'hai dei capelli, e le medicine quotidiane. L'eparina, questo qui adesso per 30 giorni mi devo bombardare con questo attrezzo, questo è cortisone, acido folico, coenzima Q10, adesso fino a pranzo sono a posto. A te con tutte queste medicine ti ha cambiato il gusto? Quando faccio le chemio, ogni cosa che deglutivo mi sapeva di ferro, proprio metallo, proprio ferro. Leonardo ha scelto di non deglutire più carne ed è diventato vegetariano. Perché volevo cercare di togliere nutrimento alle cellule cancerogene. Ed ha continuato, come prima, a fare attività fisica, che io sono stanco solo a guardarlo e mi è difficile immaginarlo dentro a una bara. Molti ci metterebbero la firma su un fisico così. C'è una cosa, però, su cui nessuno di noi maschietti metterebbe la firma. Ahimè, con il cancro sono diventato anche impotente. Non puoi procreare oppure che non ti si rizza più? No, esatto, no, impotente stretto stretto, proprio neanche se ci metto una stecca. Non sono questi i problemi, anzi io sto molto meglio adesso, che non c'ho manco il pensiero di andare a cercare chissà dove, perché ormai sono un angelo, quindi sono assessuato. E liberato dalla schiavitù dell'uccello, Leonardo ha avuto il tempo di pensare un sacco di cose bellissime che adesso vi racconto. Innanzitutto, visto che a luglio del 2012 i medici gli avevano dato 4 mesi di vita, Leo non sarebbe arrivato al 31 dicembre e dunque ha organizzato una grande festa di Capodanno per tutti i suoi amici a novembre. Buon anno e viva! Ma dato che a Capodanno era ancora vivo, ne ha approfittato per organizzare una tombolata all'ospedale. 31, il deambulatore! Con i malati, i familiari e il personale al lavoro l'ultima notte dell'anno. Da quel momento, la felicità di Leonardo per essere ancora vivo lo ha spinto ad organizzare un sacco di iniziative per migliorare la vita di chi ha un tumore. Insieme ad oncologi, nutrizionisti e psicologi è andato in giro a spiegare come vivere al meglio il tempo che ci resta. Ce la possiamo fare. Che siano pochi mesi o 100 anni. Mi viene addosso la montagna? Va bene, mi ci sta, cioè la prendo. La sua forza. Ma come ce l'ho io? Ce la possiamo avere ognuno di noi. Ha contagiato i suoi amici. Leonardo! E tutta la città. La squadra di pallavolo e quella di calcio ha messo d'accordo il sindaco di destra e la governatrice di sinistra. E la scorsa estate ha organizzato una grande manifestazione per spiegare l'importanza dell'attività fisica nella prevenzione delle malattie. E ha anche corso per intero la stracittadina di 10 chilometri. Per molti mesi Leonardo non si è fermato un attimo, fino a che l'anno scorso mi è venuta una polmonite, tanto bene sullo stesso polmone dove ho il cancro. E dopo un mesetto in ospedale, appena uscito, Chiara, ciao, come stai? Ben trovata, dai, diciamo in progressione di cancro. No, in progressione di cura, non di cancro. Ne ha approfittato per fondare un'associazione che raccoglie fondi per i malati, che ha già regalato al reparto di oncologia 3 poltrone per la chemioterapia con tanto di filo di fusione e sta per attrezzare una palestra all'interno dell'ospedale. Tutto questo in 2 anni di vita che il mio amico Leonardo pensava di non avere, perché il suo tumore incurabile e inoperabile, scoperto a luglio del 2012, secondo i medici doveva ammazzarlo in 4 mesi. E invece è ancora vivo, anche se nessuno può dire per quanto. Ma io ho la fortuna di averlo vicino in questo tempo regalato, che lo ha reso migliore me e adesso anche voi, perché al posto suo potevi esserci tu, oppure io, se il mio tumore in testa di qualche anno fa non fosse stato benigno. Stasera comunque siamo tutti e due qui ad Assisi, ancora una volta insieme, perché Leo è venuto a ringraziare qualcuno. Il mio angelo custode San Francesco, perché se no io già qui non ci dovrei più essere. E quindi già sono un miracolato e questo è grazie a lui. Che cosa vorresti dire a chi ti sta guardando ma tu non ci sei più? Allora, la prima cosa sicuramente è quella di avere una mentalità ottimistica, perché la vita è il dono più prezioso che noi abbiamo. E poi che ognuno di noi faccia il proprio dovere per far sì che sia un mondo più generoso e più buono, soprattutto più sano. Avanti tutta!